Io ho molta fiducia anche in Gulli Gulli. A più tardi. Tra Scaligilgali e questa nuova Lebben. Luci accese, macchine in movimento. Settima del convegno. Premio Royal Manos Garigliano lungo i birilli Scaligalli, Novarica, Nakitast, Nona Lebben, Lissopinensi 3, Billinois, Italia 1. In seconda, Megalest, Lussuria Griff, Lucarina. 8 in prima, 3 in seconda, 11 le femmine. Agli ordini del Stato. Si ritrae Italia 1. Prende velocità la macchina. Come quasi da copione la Lisso P nei confronti di Nancy Trapp con allargo Illinois, poi Scaligalli a precedere Novarica. Cavalli che affrontano la piegata. Completamento del lancio 12-7 per l'allievo di Tommaso Di Lorenzo. Insiste allargo Illinois. Completamento della piegata. Si va dopo 400 muy calienti, passati in 27-8. Parcheggia così Nancy Trapp dietro la leader, mentre Illinois parcheggia in terza posizione. Scaligalli per linee esterne anticipa l'avanzata delle altre. 600 in 43-3, un po' di respiro. E le cavalle affrontano la penultima curva con Nakitast che è anticipata non ha le penne. E prende la scia di Scaligalli. Completamento del mezzo miglio, gettonato in 59-4, 16-1 di frazione. E la nona Le Pen va via in terza ruota e punta in avanti. Allunga la Lisso P, si va alla chiusura del chilometro, nell'ordine del 14 tondo, ma molto tondo con 14-6 di frazione. Terza ruota costante per nona Le Pen. Le cavalle affrontano la curva finale con Andrea Guzzinati al Salchi con la sua allieva di Lisso P. 14-3-1, 28-3, 3 quarti miglia, traccheggia ancora un po' Andrea Guzzinati. Viene stappata la Lisso P, retta d'arrivo, si prepara anche Nakitast. Allunga Lisso P, insiste Andrea con Scaligalli, va su Lisso P. Trova il varco Nakitast, allargo non ha le penne, di dentro viene via Nancy Trapp. Le cavalle sono in zona traguardo e sul traguardo Scaligalli! Uno 58 e 3, 1 13 e 9. Andiamo a rivedere le immagini, il bello Andrea. Doppia dopo la settimana scorsa con questa Scaligalli. Per il secondo arriva a bomba Nola Le Pen, ma ormai il palo era vicino e non c'era più tempo. Corre alla grande Nona Le Pen, gira sempre in terza ruota, ne è venuta fuori una corsa super tattica, ma Scaligalli, anticipando l'avversario in partenza, porta la firma in questo Royal Mares edizione 2011. Bene bene, il totalizzatore diceva che era un match è stato, due belle cavalle per questo trofeo ambito del Garigliano, ma la porta a casa Andrea Guzzinati e la sua Scaligalli.